Serie B Eurobet. Questa è la mia casa. Questo è il mio sogno. Questa è la mia famiglia. Serie B Eurobet. Appassionati. Credo di sì, è una partita sicuramente tra due squadre del sud che stanno facendo bene, la Regina da molti anni ormai, e noi ci siamo affacciati adesso in B, però ripeto, indipendentemente dal derby dobbiamo lavorare su una squadra forte. È difficile da affrontare, è una squadra che sta facendo bene in questi inizi di campionato e quindi, ripeto, sarà una partita assolutamente difficile. No, il fatto che loro non abbiano un modulo consolidato, come dicevo prima, sicuramente può essere un bene, ma può essere assolutamente un male, perché se è pur vero che magari spesso non hanno delle giocate predeterminate, ma possono sopperire a questo con delle giocate individuali, sicuramente non danno punti di riferimento all'avversario, perché è difficile andare a prendere le misure ad una squadra che comunque non ha ancora un sistema di gioco ben collaudato. Quindi si devono vedere questi due aspetti e sono molto molto importanti. E nella preparazione alla partita ci siamo dovuti attrezzare e lavorare soprattutto su di noi e sulle situazioni irrazionali che il calcio dà e sulle situazioni che ci sono durante la partita. Abbiamo allenato soprattutto queste cose. E quindi sarà una partita difficile anche per questo motivo. Non ci sono tanti punti di riferimento, ma non sappiamo nemmeno come vengano a giocare, quindi abbiamo lavorato molto su di noi e molto meno su di loro questa settimana. Poi domani vedremo. No, Lobue non è, domani è indisponibile, sono stati fatti dei primi esami che purtroppo hanno evidenziato un problema che deve essere assolutamente rivalutato, però per domani non ci sarà, per il resto dovete chiedere allo staff sanitario. Io so che domani non ce l'ho di sicuro, ma non per me, per i giocatori che vanno in campo soprattutto, perché ad esempio domenica non abbiamo quasi mai difeso con 4-4-2 e non abbiamo mai attaccato con 4-4-2, abbiamo sempre attaccato in maniera diversa. Noi abbiamo dei principi di gioco che vengono sicuramente evidenziati e rappresentati da questo modo di giocare con queste tre linee, no? Ormai tutti dicono così, 4-4-2, ma non è mai così, quindi ripeto, è anche riduttivo dire così. Noi attacchiamo tutti e ci difendiamo tutti, forse è meglio dire così, dai. Il Pescara ha un modo di giocare aggressivo nel possesso palla, ad esempio, l'Empoli un po' meno, voleva più verticalizzare, invece non l'abbiamo fatto ragionare, di proposito, perché andava un po' in confusione quando ragionavo. E quindi noi vogliamo essere aggressivi, vogliamo tenere il possesso della palla, vogliamo metterli in difficoltà in verticale soprattutto. Però dipende anche come verranno loro, con quale spirito verranno, con quale modo di giocare verranno. Possono venire a 3, che significa a 5, a 4. Possono lavorare con i 3 centrocampisti, ma con i 4 centrocampisti. Quindi in base a tutto quello che faranno loro, noi ci dovremo muovere, già sappiamo come fare di conseguenza. Quindi la partita può essere assolutamente diversa da quella che uno ora può, diciamo, preventivamente annunciare. E questo purtroppo è successo nelle tre partite che ha fatto ad esempio la Regina, è successo sempre, perché ha giocato contro formazioni che talvolta hanno messo in grandi difficoltà, a volte anche meno, e tutte le squadre che hanno giocato con la Regina hanno avuto le loro buone difficoltà. Quindi dobbiamo stare molto molto attenti, noi non dobbiamo perdere quella che è la nostra essenza, il nostro modo di essere. Però dobbiamo anche pensare anche un po' agli avversari, quindi non possiamo dire come sarà la partita di domani. Normalmente non lo facciamo nemmeno quando sappiamo il modulo avversario, figuriamoci adesso. Sanno benissimo cosa significa il tifo, soprattutto del sud, loro ne sanno qualcosa, quindi sì, per noi è importante avere il sostegno del nostro pubblico, soprattutto in questo periodo iniziale, dove tutto magari sembra un po' più grande di noi, e invece con l'apporto del pubblico sicuramente sentiamo meno la fatica, la pressione,
ci sentiamo un po' accompagnati. Quindi è, a volte direi anche determinante, quindi sono contento in questo momento che ci sia tutta questa gente, dobbiamo continuare così, dipende sicuramente da noi, ma dipende anche, anche dai nostri tifosi, perché può anche succedere che ci saranno in futuro dei periodi un po' meno brillanti e devono sostenerci come stanno facendo adesso, perché comunque i ragazzi dentro il campo la maglia la sudano sempre. Guarda, io l'ho saputo stamattina sta cosa, ci veniva da ridere un po' a tutti. Non credo, la notizia è stata quasi non appresa. Sono tra l'altro una cosa che sapevamo già, che ci si aspettava, quindi non è una novità. Se poi uno va a leggere le motivazioni, si rende anche conto che purtroppo questa volta, come si dice in siciliano, cingagghia usavane, ma sono cose che è incredibile come si possa dare una squalifica, perché uno dei nostri ha detto il risultato di un'altra partita, un'altra squadra, quando ad esempio in Serie A e Serie B durante la partita ci sono i tabelloni che fanno vedere i risultati di tutte le altre squadre, cioè è allucinante. Quindi la lealtà sportiva, secondo il mio modesto parere, non si vede da queste cose. No, il campionato è troppo difficile e paradossalmente, no, quando vai a giocare con squadre di grande blasone non c'è nemmeno bisogno di prepararla mentalmente, la partita sei abbastanza tranquillo. Quando invece giochi con squadre secondo qualcuno di meno blasone, che poi tra Regina, Modena, Siena e Cesena non lo so qual è il blasone minore, pensi magari di non concentrarti al massimo e magari poi cadi. No, in Serie B non penso che ci siano squadre deboli o squadre con le quali ti puoi permettere di non essere attento o concentrato. Le partite sono tutte troppo difficili, tutte. Quindi sono cose che da me non potrete mai sapere prima della partita. Perché per rispetto che ho, troppo rispetto per i miei giocatori, i primi a sapere queste cose dovranno essere loro. No, io ti dico che stiamo pensando a molte soluzioni, ti dico la verità, che abbiamo anche provato in settimana e che stiamo valutando alcune cose, e ti dico anche la verità, ancora qualche dubbio ce l'abbiamo. No, non lavoriamo in base alla loro formazione, assolutamente, perché chi va in campo dei nostri giocatori deve saper lavorare in tutte le situazioni avversarie. Sia che loro giochino con un attaccante di peso, che con tre veloci, con quattro centrocampisti, con tre centrocampisti. Quindi la nostra formazione non dipenderà domani, non dipenderà assolutamente dal valore o dalla formazione dell'avversario. Faccio un piccolo esempio. Domenica scorsa noi abbiamo giocato con un giocatore di gamba perché sapevamo che avevamo bisogno di quei giocatori per quanto riguarda l'Empoli come complesso, ma non come formazione, come individualità. Io non ho aspettato la formazione dell'Empoli per decidere Abate e Garufo. Io sapevo già a priori che, visto comunque il modo di giocare dell'Empoli, quindi la gamba che aveva l'Empoli, avevamo bisogno di un altro tipo di giocatori. Ma non ho assolutamente aspettato la formazione dell'Empoli, è una cosa che avevamo pensato noi di fare a prescindere dalla formazione dell'Empoli, per il modo di giocare dell'Empoli. Così sappiamo alcune cose, la Regina e la formazione non dipenderà mai dai singoli della Regina, ma dal modo di giocare della Regina, assolutamente. Ma loro hanno giocatori come Colucci e Di Michele che fanno parte dell'asse centro-sinistra, che Colucci quasi sempre fa il centrale, e poi hanno alternato Rigoni, Strasser, giocatori importanti. Hanno giocato a 3 a 4 dietro, ma con Lucioni sempre centrale, e Adegio l'hanno spostato, quindi l'asse centrale Lucioni, Colucci, Di Michele, Gerardi o Cocco, dipende chi giocherà, sono, diciamo, il loro punto di forza, perché sono il riferimento per la squadra. Poi hanno cambiato anche spesso, soprattutto quando è andato via Barilla, hanno preso Foglio che sta facendo bene pur non essendo un terzino, però lo fanno giocare a sinistra. Fischenaller invece, che parte spesso da destra, sono punti di forza sicuramente importanti. E poi stanno facendo giocare spesso questo ragazzo, questo Maicon, questo giovane che non aveva mai giocato in B, ma che viene dal loro settore giovanile, che, sul quale stanno puntando tanto quest'anno. È un giocatore di grande corsa, un giocatore di attacco che, ripeto, può essere importante per loro.
questi sono i giocatori che magari sono più di spicco. Poi è naturale che se Gerardi fa due gol in una partita, magari diventa colui il quale salta sulle cronache, sui giornali, va sulle televisioni. Però per noi lo spauracchio sicuramente non sono gli attaccanti, considerando anche che Gerardi è vero che ha fatto due gol, ma se andiamo a vedere i gol comunque capiamo che puntini, perché io ci sono abituato, per me non significa tanto ma non significa niente, nel senso che non sento la, come dire, la pressione di questa piazza, ma sento l'amore che c'è nei confronti di questa città, l'amore del pubblico e la responsabilità che normalmente un tecnico in queste occasioni ha. Però se ti devo dire che significa allenare una piazza calda, normalmente nel mio piccolo ho sempre allenato piazze calde, dove comunque si doveva vincere prima di Trapani. Trapani ormai ci siamo abituati un po' tutti, quindi è difficile anche rispondere, no? No, io l'emozione la provo ogni volta che vado al campo ad allenamento, ad allenare i miei giocatori, quindi a prescindere. Per me la domenica può essere un divertimento, mi vado a divertire perché me la vado a godere, a vedere 6.000 persone, i miei giocatori che giocano, spesso si vince, a volte si pareggia, a volte si perde pure, però sono tappe importanti per la vita di ogni sportivo, ma anche per la vita di ogni tifoso. Le ambizioni sono quello di fare buon calcio, di divertire la gente, che è la cosa più importante, sia per una questione sportiva ma per una questione anche sociale, perché di questi tempi far divertire non è semplice, e quando trovi una squadra che lo fa, tutta la città deve essere grata a questa squadra, perché magari uno si va a rifare delle malefatte che magari uno subisce durante la settimana, tra virgolette, e quindi diventa come gli antichi romani quando andavano Circo Vassino. Bravissimo. Diventava un momento di sfogo e di divertimento, anche se quelli erano altri tempi dove ammazzavano la gente, e qui non si ammazza la gente. No, non ci sono leoni e non ci sono gladiatori, ci sono 22 giocatori che si contendono una palla, ripeto, che cercano di vincere, e quando finisce la partita deve finire tutto lì, e con grande divertimento. A volte giustamente si soffre perché si perde, a volte no, quindi per me, ripeto, e questa è l'essenza del calcio, e questo è quello che mi gratifica ogni giorno. Sì, a parte Lobue, Vitale, Grimaldi, sono 24 convocati. Rispetto alla settimana scorsa, vedo, non c'è Lobue, ma c'è Finocchio, Petraino, e poi tutti quelli della settimana scorsa, in pratica. Siamo in 24, i tre portieri, e poi tutti gli altri della settimana scorsa. Quindi escono Lobue, esce Lobue, naturalmente rientra Ceramitaro, rientrano Petraino, rientra Finocchio.